Oggi faccio una ricetta che piace a tutti quanti, le fettuccine con i funghi porcini, ma fatta alla mia maniera. Sei pronti con gli ingredienti? E abbiamo un mix, un bouquet, come fanno i chef veri, no come me, un bouquet di erbe aromatiche. Poi abbiamo un pecorino toscano, aglio, funghi chiodini, tanti, di più di quelli porcini, perché costano di meno, no? Così la mischiamo di una roba. Poi fettuccine di Campofilone, del mio amico Leonardo. Olio. Oh, devo dire, deve essere buono. Deve essere tanto, tanto buono. C'ho Villa Magra di Giorgio Franci. Poco. Mettiamo l'aglietto. Buono, sempre. Le vedo. Poi, le erbette. Ah. Io qua farei un bel mix, perché a me solo il prezzemolo, come fanno tanti, non mi piace. Quindi mettiamoci qualcosa di nostro, perché almeno lo faccio, la personalizziamo una ricetta, la facciamo proprio nostra. Allora io metterei i gambi della mentuccia, eccoli qua, del rosmarino, della salvia e della maggiorana, perché no? Mi piace anche il timo, mettete anche il timo. Poi piano piano la facciamo partire così, lentamente, perché noi dobbiamo succhiare tutti quanti i profumi, gli aromi delle erbe aromatiche e dell'aglio. L'aglio non lo fate bruciare, così va benissimo, guardate, così, dorato. Levo tutto perché dobbiamo sentire anche il gusto dei funghi, eh? Adesso, fuori dal fuoco, prepariamo i funghetti. Allora, già puliti, abbiamo il nostro porcino. Vediamo un po' com'è. È bellissimo, ragazzi, bellissimo, guardate, stupendo. Facciamo così, questo lo tagliamo in questa maniera, così. La prima cosa che metto in pentola sono i chiodini, che ci mettono un pochino di più a cuocere. Calda, caldo, caldo, l'olio caldo. Ecco qui, così. Poi l'arancino ce lo mettiamo, certo che sì. O se no il pepe, perché non ama il peperoncino. Così. Poi le erbette, la salvia. Mettiamo la mentuccia, così profumiamo bene bene. Mettiamo un po' di rosmarino, questo lo tritiamo per un coltello, guardate, così. Così, così è bella, fresca, è diversa. Fammelo diverso ogni tanto, dai. Così, via. Mettiamo anche la maggiorana. Vai, così. Vado a mettere anche i porcini. Aggiungo un altro pochino di olio. Se volete potete farlo pure con solo porcini, eh? Io oggi avevo sia i chiodini che i porcini e uso tutti e due. Ecco. Prendo un goccino di acqua. Aiutiamo un po' a rendere un pochino più morbidi i funghi. Adesso spengo e aggiungo il sale, così poco poco sale, giro un pochino dopo ho messo il sale, ecco qui, e adesso buttiamo la pasta, fettuccine belle, un po' ruvidine, che si attacca tutto quanto addosso, il condimento, lo metti in mezzo, si sente il profumo dell'uovo, sembra proprio fatta a casa. Fettuccine di Campofilone, fantastiche, 10 uova per ogni chilo di farina, guardate che meraviglia. Assaggiamo se va bene. No, poi sempre qualcosa mangiamo direi. Vai. Peperoncino. Assaggiamo. Un minutino. Ci vuole un altro pochino. Mettiamoci un po' di pecorino intanto. In Italia ci abbiamo troppa roba. Pecorino toscano, pecorino romano, pecorino sardo, pecorino abruzzese, poi ognuno è diverso. Questa mi è piaciuta perché è elegante, è dolce, sembra quasi un parmigiano, è buonissimo. Loro è un casificio che si chiama Fiorino, pecorino, Fiorino, da paura, buonissimo. Oh, tiriamo fuori la pasta, troppe chiacchiere. Pronti? Pronti, pronti, un po' bagnata, un po' bavosa, come diciamo in gergo noi. Deve essere bella umida la pasta, eh? Non la scolate troppo, accendo tanto l'induzione. Mi raccomando, fate gli ordinati, non sporcate troppo la cucina, fate come faccio io.
così. Mamma mia, è eccitazione pura questa. Allora, nanocetta proprio, così, guardate, uno e due di burro, un goccio di acqua, guardate i funghi, sono poco cotti, guardate, vedete? Al massimo adesso. Vai, 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 fammi sentire. Un altro pochino di acqua. Però sapete, come tutte quante le famiglie, io ho le mie preferenze. Io un altro po' di mentuccia ce la metto. Vai, così. Pappa 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 pappa. Lo so, mi stai chiamando. Mi vuoi? Aspetta, adesso spengo tutto. Metto l'ultimo goccio di acqua, così. Vai, devo scappare. Adesso gratto un po' di questo pecorino toscano. Mamma mia, ragazzi, lo sentite? O lo sento solo io? O c'ho soltanto io queste visioni? Guarda qua che roba. Mamma mia, che roba. Guarda, ma se scioglie questo pecorino è fantastico. Non fare manco i grumi, è perfetto. Piatto. La bella scodella di una volta. C'ho una fa, guardate che cremetta! Guardate che cremetta! Guardate! Mamma mia, che bello! E metto un po' di maggiorana, così. Guardate che bello! Un goccetto d'olio, ce lo devo mettere. Guardate qua, è un quadro. Fate assaggiare adesso. Fate assaggiare. Guardate qua. Sembra che ho usato la panna. Mamma mia, oh. Non ve drogate più. Fate un fettuccino con i lunghi porcini. È una bontà. Ti fanno proprio spallare. Che bontà, ragazzi, è vero. Buone, di stagione. E questo era giusto. Questo era giusto. Buonissimo, ragazzi, buonissimo. Mmm. Mmm. Mmm.